Dove eravamo? Ah, giusto, nel Tartaro. Che brutto posto. Gli abissi del Tartaro, ho sbagliato. Ah, sono scarsi come tutti quelli che ho trovato prima. È già andato via. E anche tu, dai, altro volo. Lo sto facendo. Aspetta, un altro, vediamo quale mando più lontano. Non ho finito con te, bravo. Vediamo chi mando più lontano. Mi sembra che era il terzo, comunque. Ah, ok, il leggendario campo di battaglia della Grande Guerra tra gli dei e i titani. Dopo la sconfitta, i titani superstiti furono banditi da qui per l'eternità. Ah, da qui? O nel senso imprigionati qui? Però che bello. Cioè, proprio al posto. E tu da dove sbuchi? Sì, comunque, altro volo. Sono finiti? Sì, sono finiti. Però mettiamolo, è stato divertente buttarli. Buttare lì per terra e basta, non voglio fare altri voli. Infatti, vedo che hanno capito. Questo qui lo prendiamo a sberle finché non ci sta con la testa a sberle. Ed è andato. No! Ma ho preso paura! Mi è venuto l'istinto di parare, ma subito dopo mi sono reso conto che potevo fare l'ariete e l'ho fatta. Ma. Ah, giusto, gli ho anche i pugni! Quelli che sbatto per terra e faccio un terremoto. E anche questo qui, sì, mi faccio più sfere così, dovete capirmi. Non è che mi diverto a rompere la testa della gente a pugni, eh. Anche. Anche, però maggiormente. Qua vedo la BC del Tartaro, corde che vanno a fuoco, cioè sicurezza, dov'è? Dov'è la sicurezza qua? Non conoscono le norme. Wow. Hanno trapassato un palo di legno e sono finiti dall'altra parte. Questo qui quanto ci vuole per farne fuori uno? Ma niente, andiamo avanti in questo posto di villeggiatura esclusivo solo per me. Wow! Ci sono altri. Vedo che questi qua sono gli aborigeni del posto. Avete visto quanti colpi? Vabbè, vado avanti così. Vado avanti così, che bello che è. Bello andare avanti. Voleva. E lo schiaccio su per una pietra. Anche se secondo. Se voi, come avete visto, l'ho schiacciato sull'aria. No. Anche questo mi sembra. Non ce n'era un altro? È volato giù anche lui. Tutti che volano qua. Tranne io. Ah no, io anche io posso volare, vero? Ho le ali di Cristo. Come si chiamano? Le ali di coso? Questa. No, non dirmelo. È la mano di Gaia quella là che ho tirato giù a inizio gioco. Divertente. Sì, bello, è sempre la stessa mano. E ora? Che la mano si spacca perché l'ho toccata? O per. Ah no, c'è un'altra mano sotto! Ma mano. Tipo il gioco là dove mettere la mano sopra la mano, così? Oh. Ah, tomba, ma sei ancora vivo? Ah, sì, ha già fatto il preventivo, quindi sta qua è già la sua tomba. Ah, crono cronato, ok. Infatti. Chissà perché. Non voglio sentire adesso perché è sempre colpa mia. Però è divertente vedere che ha una mano. Cioè, ci sono io sopra una mano che sotto ha un'altra mano. È quasi divertente vederlo. E sì, ma anche perché mi hanno pagato per farlo. Sempre colpa mia qua. Sì, Crono. Non è un posto Crono. Sì, è lui. Ora. Ah. Non dimmi che sei così scarso. Male? Da quanto vedo no. Ora vi spiego come si fa. Ora gli tiri un Prese San con la testa di co. Sì, hai visto? Non gli piace rodare il sole, a quanto vedo. E ora. Azzeccalo, ti prego. Azzeccalo. Azzeccato. Ma non se ne accorge che gli arrivano delle spade sulle dita? E tutti che mi scavano per mortale sono un fottutissimo dio della guerra, per ca che cavolo. Volo, un altro volo. Gliel'ho sparato in faccia. Ma da dove escono? Gli escono dalla mano, ma che? Cos'è sto qua? Sto qua? Al posto di avere pidocchi ai guerrieri. No, veramente. Guardate. Ti ho accecato. Ma scusa, ma non riesci a riconoscere un accecamento? Guardate. E fuori! C'è dei termiti, no? C'è i guerrieri termiti qua.
Belli i bracciali comunque, che si girano appena gira il polso. Sono sul tuo braccio destro. E questa che è? Questa chi è? Ah, ho capito. Sì, se ne è accorto. Se non si accorgeva di sta qua, era veramente un pirla, eh. Ora che devo fare? Ah, ho capito, ho capito. No. Come si schiva quella? Vedo. Vedo. Avete visto che l'ha schiacciato sulla... È vero, devo prendere il volo. Ah, sì, quando schiaccia... Quando si tira una pacca sul braccio, devi... Devi prendere il volo, capito? Sì, tutto qui. E ora? Che faccio? No, come si fa a resta qua? Ah, sì, con la schivata, solo che è un po' difficile. O almeno mi sembra... Vola fuori, vola! Ti ha fatto qualcosa? No, nope. Pirlotto. Cosa devo fargli ora? Toh, prendi le mie frecce, tieni. Gli ho fatto qualcosa almeno. No. Però devo ammetterlo che... Ah, ha colpito gli altri. Ma però ha un alito pesante per fare sta roba qua, eh. Ma che sta succedendo? Avete visto? Stavo facendo l'ariete, levatevi dai cocones. E vi... Ah, sono bravi, obbediscono sti qua. Vuoi tenere le mie frecce? Toh. No, mi dispiace, ma no. Questi muori, sono vivo. Tiè, prendi fuoco, prendi fuoco, prendi fuoco. Non funziona. Ah, devo romperli. Non so, non so. Questa faceva male. Volevi colpirmi alle spalle, invece no. Posso lanciarti uno di questi? Tieni. Toh, non mi sono fatto nulla. Sono qui. A prescindere, codardo. Perché? Wow. Se stavo lì, di sicuro faceva elevatevi dalle scatole. Sempre in mezzo sti qua, mai una volta. Mai una volta che lasci in pace in una boss fight, no. Nessuno qui che fa più una boss fight onorevole. No, tutti quei seguaci. Oppure sto qua che ha le pustole guerrieri. Cioè, io non ho mai visto nessuno che ha i guerrieri dentro. Ah, posso, 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 posso. Ora, immagino cosa devo fare. Aia. Mi sto guardando le unghie e mi fa male solo a vederlo. Quindi se ti fa male l'unghia, vedi come fare. Ah, l'ombra, l'ombra, l'ombra. Ah, ha pazienza però, di aspettare prima di schiacciarmi. Proprio mi lascia il tempo di... Che bello combattere mentre un titano ti... Tieni. Sì, quando mi decalibrano gli occhi tipo Dling così. Ennesimo. E tutte le volte ci casca come un pollo. LOL. No, ma veramente, come fa a non accorgersi di io che mi sto arrampicando su di lui con due spade? Come fa a non accorgersi? Cioè, ha la pelle che è tipo di pietra. Cosa che è? Qua vedo un altro solco creato da probabilmente me. Non so ancora come, ma probabilmente. Wow. Questo non lo sapevo. Ah. Sono qui da qualche parte, ovvio. Cosa, dove vuoi che sia andato? Con... Ce la faccio, ho sbagliato pulsante per poco. Arrampicati. Guarda, se cadevi per sta cazzata io. Là vedo qualcuno di molto arrabbiotico. Ah, già l'ariete. Fai in volo. Posso fare i parry, giusto? Giusto, ho sbagliato. Aia, sono circondato da brutte persone. Tipo gente di pietra. Gente di pietra che tiene altre cose di pietra per rompermi. E fuori da qui. Aia. No, e schivala per cavolo. Ma cosa ti hanno insegnato prima di diventare Dio? Non ti ha insegnato nulla. Aiaiaia. Voleva. Ok, questo ti farà parecchio male perché ti arriverà un martello di pietra in testa, più grande di te. E ora? Eccolo. Mai fare. Ma perché fanno gli affondi col martello? Ma cosa vuoi fare? Cosa vuoi fare? No, ora mi arriva la pacca. Mi è arrivata, ma non mi ha fatto male. A lui invece sì, perché... No, non colpirmi. Ho sbagliato per un errore stupido. Non avevo visto il pulsante, e ora... E quando non si sbaglia, però sono felice, dai. Solo così. Ah, questo è un... Sto aprendo... Cosa sto aprendo? Un cancello. Sembra quasi una catena. Ai. Io lo sentirei.
Così si fa? Così? No, aiuto, aiuto. Crono, aiutami. Grazie. È riuscito a prenderli tutti in un colpo solo. Ma non potevo fare nulla. Aia, quanti sono? Quanti sono? Ah, per un po' di vita l'ho recuperata. Sono contento, sono felice. E ora? No, non ti appartiene. Sì, sì, ma tieni ferma sta mano che non capisco nulla se devo stare disteso. E dai, non finiscono più. Non so se essere felice, così almeno non mi colpisce o non mi schiaccia. No, invece. Ah, aia. Sì, invece ha fatto male. Ha schiacciato gli altri ma non me. Guarda caso, mi sono messo proprio nella solca della mano che non riesce a schiacciare. Ma in compenso. Eh sì. Oh, questa l'hai sentita, eh. Questa l'hai sentita, bastardino. Beh, io non tanto. Qua vedo che perde pezzi di crepe così. Mi sa che ha la pelle. Tra l'altro che pelle ferrea di Dark Souls sto qua, ma quella pelle di roccia. E Stigma spawnano dal nulla di nulla per arrampicarsi qui e rompermi le scatole. Un po' come gli agenti delle imposte. Si sbucano dal terreno da casa tua. Oh oh. Me l'aspettavo? Io no, ma Kratos sì. Io non avrei saputo che fare. Qua premo R e spremiare uno a caso. Indovini. Ora passa. Perché forse non vorrei farmi investire da una mano gigante. Lol, non c'è niente usci. Però che precisione. Ho zero di vita. Ma zero nel senso sono sulla sua spalla. È un po' piccola come spalla, non credete? Credo di essere su un sì, la spalla del dito sono. Come fa a essere così piccola la spalla? Ora, contro cosa gli ho schiacciato la testa? Contro. E questo che è? Ah, è vero, non posso provare gli attacchi di ciclopi? Eh sì, ma io non sono studiato e lo faccio lo stesso. Ma perché? È un ciclope zombie, un ciclope ciclopico. No, no, non davanti a un ciclope, tutto ma non questo. E. Ah, non si smentiscono mai. Tiè. Via, faccio il giro del campo. E mo faccio un altro giro del campo. Ah, mi ha schiacciato in pieno. Ma sono riuscito a evitarlo come un. Come un dannato. Toh. Ma cosa sta in pu. Posso. Male. Ora l'ho azzoppato. Ora lo scavalco. E adesso sto cavalcando uno zombie. Che bello. Ah, devo colpire. Io vedo che qua devo colpire. Devo colpirgli la spalla che già gli fa male. Sì, era la spalla. Era la spalla. O almeno un pezzo di spalla. Ma scusa, ma se cade? Sai già che è morto? Perché vuoi ucciderlo due volte? Per soddisfazione? Beh, non fa una piega. E mo. Sì, è morto. Tranquillo, è morto. Basta, così. E non è ancora finito. In mano, proprio in mano gli sono saltato. Dammi il 5. Ho sbagliato. E ora? Che figo essere mangiati da un crono gigante. Intanto sento la voce. Quanto è di. Cos'è quella roba là in alto che mi sta per cadere addosso? Non lo so. E scendi, maledetto tu. Yai. E scendi anche tu. Ma dai. Guarda che rompipale che è sto ciclope. Ecco perché l'hai ucciso. Ma dove sto andando, scusa? Tipo un tunnel infinito. E ora siamo morti? E si mette a urlare a ca. Ah! Ah, gli sto passando male da qualche parte, ma non so dove. Vedo che è là che si agita così. Tipo con. Ah, ok, sì, va bene. E ora riesco da lì. Da dove sono? Dove sono? Dove? Ok, questo faceva decisamente male. E questo che? Ha preso la prima pietra che ha trovato e ha detto: vabbè, che bella, me la porto a casa. Aia. Aia, ho tenuto la pietra di Onfalo. Quella era la pietra. Cioè, in tutto il Tartaro era lì. Lì. Vabbè. Ah, anche lasciati. Tu cerchi di uccidermi? E poi vuoi che ti lascio vivere? Ma io non ho cominciato nulla. Aia, questo faceva male se cadevo. Cioè, io non ho fatto nulla. Passavo di qui e lui voleva ammazzarmi. Ok.
E adesso lui vuole che lo risparmio dopo che lo sto per ammazzare. Sei uno stronzo. Ma certo che ti piace proprio infierire sulle cose, veramente. Vero? Vero? Ora sì, il mento gli fa male. Ora sta per cadere all'indietro, ma non lo... Ah, il tempio di Pandora, quello lì. Non me lo ricordavo così. Un po' piccolo. C'è centro malapena... malapena è una stanza da due persone, quella lì. Maledette catene. Wow. Sorridi. Guarda che denti bianchi. Mentadent, vero? Da un co... Perché? Lo cieco? No. E tutti romperò le palle questa storia per tutte le serie. Scommettiamo che succederà anche nel 4. Ah, ora evoco il potere del fulmine del sole sacro. E perché non carichi? Carica un bel cartone. Oh. E vedo una luce gialla, cos'è? Lava? No, non credo che abbia la lava in testa, no. Ma proprio no. In nessun senso. Adesso cortesemente puoi morire. Ma proprio così. Cioè tu vai a casa, lista della spesa. Pane, latte, muori. Grazie. Grazie. E ora? E ora cadi. Ma scusa, ma lì non l'avevo ferito in modo... Ma non era uscito da lui che gli si teneva su un fianco? Sì, non voglio ricordarmelo. Ma... E è sparita la ferita, così. Si rigenera la vita, boh, vabbè. E sono... No, sul serio, dove sono finito? E così. Sì, io mi risveglio in un punto a caso. E spaccati! Wow, giù! Guarda caso, qui! Sì, sono io. Quasi. No, tranquillo, Kratos. Sapevo che l'avresti... Questi qua si aspettano troppe cose da me, davvero troppe cose. Vabbè, tieni sta pietra. O almeno è la prima che ho trovato, eh. Non sono sicuro che sia... Cioè, non ho test scientifici che sia la pietra di Omphalos, però è la prima che ho trovato, quindi accontentati. Ma che sta facendo? Cioè, io vedo che sta... Scusa, io vedo che è lì che con pollici grandi come case, vedo che fa un'arma precisa così. Ma come cazzo fa? Vabbè. Hai fatto? Ma quelli sono artigli. Sono artigli? Da Wolverine, che cos'è? Tutto qui. Delle catene con degli artigli buttati a caso. Io mi sono rotto con... Ho ammazzato un titano per queste cazzate qui? E mo che servono? Io l'avevo detto che era uno stronzo, l'avevo detto di non fidarsi, invece cosa fa? Mi fido perché sono pirla io. Lol, volevi ammazzarmi, invece... Credo che faccia più male un tizio ardente di un'elettricità. O almeno così penso, ma tanto io sono grato, se me ne fotto. E ora? Ah, ti sei fottuto con la tua stessa idea. Sì, belle queste... Beh, non proprio belle, sono degli artigli buttati lì. Ah... E ora? Non so, voglio attivare questo meccanismo qui che... Che beh... Ah, giusto, la pietra dove si metteva a lisciare la pietra. E ora l'ho ammazzato con quella. Sì, sei morto, così imparerò a rompermi il cazzo. È ancora questa storia. Non voglio ammazzare nessuno io, ma non posso neanche... E tutti pensano che... Voglio cercare quello lì. No, voglio ammazzarlo. Ma è morto così. Allora, so che non sarebbe una scena drammatica, ma come si mette a morire? Ah, e qui... Sì, queste qua devi tenere premuto per far qualcosa. Sì, sono interessanti come armi, però non è che mi piacciono tanto. Non le ho mai... L'ultima... Cioè, io, se mi spaccano tutte le armi, sta qua, neanche... Io prima uso i calzini delle scarpe, dopo uso queste qua. Perché non so come usarle, sono un casino.
Ma potevano farla morire in un modo meno divertente. Ah, anello di Efesto. Ah, quello che usa. Sì, quello che usava per l'elettricità. Bello interessante, eh. Stavo per cadere nella lava. Comunque, farlo morire in modo meno divertente. No, no. È drammatica sta scena. Vabbè, andiamo via. Sono tornato. Secondo round. Potrei, ma non lo farò. Sono troppo impegnato, devo andarmene. Tornerò prima o poi. Contaci. E no, io salvo qui. Salvo qui perché un titano basta e avanza per oggi. Forse domani ne uccideremo 2-3. Ma proprio per sprescare, io mi sveglio la mattina e vado ad ammazzare 2-3 titani, dopo faccio colazione. È così che funziona la mia vita. Comunque, sì, prossimo episodio. Questa non me la ricordavo, bella. Bella come combo. Comunque, avete visto, abbiamo conosciuto, incontrato e allora abbiamo incontrato, conosciuto e come è andata la vita e dopo abbiamo ucciso Cramo. Normalissimo, vero? Comunque, ci vediamo ai prossimi episodi che e basta, continuate a seguirci, ciao a tutti.